zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog, barra chiacchiere, come state? Spero bene, allora, nuovo video, chiacchiere sulla mia giornata di oggi, perché l'ho registrato prima con una... Queste, mi svampa un po' la memoria, quindi ho detto no, alla fine registro con un'altra e non se ne parla più. Dunque, cosa volevo dirvi? Ah sì, oggi sono stata all'Eurospin con mia nonna, con la mia amica, e mi ha fatto tanta spesa. E poi, siccome che era già un po' tardino, perché era l'ora della mia preferita e carissima Barbara Palombelli, perché io adoro lì come personaggio, io ho detto perché non torniamo subito a casa anziché fare la passeggiata per in giro per Palau. Ho detto no, voglio tornare a casa e mangiamo. Ho mangiato un bel tramezzino e dopodiché nulla. Ve la faccio subito vedere, questa qui, vedete? Questa con questo pantaleggings che non so cosa sia questo. Già. E niente, ok. E quindi nulla. Ho messo questa maglia che mi piace davvero tanto. Poi come profumo ho messo questo qui, il tesoro d'Oriente, tè verde e verbena, che mi hanno dato già prima una bella spruzzatina, e quindi top, mi piace. Come profumazione non è male per niente, anzi piace molto anche a Rita, Rita 64, adesso è Rita Forever, e Rita, questo profumo a me prima non piaceva tanto, non neanche, adesso invece mi piace tantissimo, direi, molto buono, sì, top. Poi, oddio che capelli che mi stanno uscendo. Poi, mentre per usare il make-up di oggi, ho utilizzato questi due pennelli qui, questi pennelli di Pink Panda, uno è di Limoni Profumi, Limoni Profumerie, non so se c'è ancora, ecco qua, sì, vedete, ecco c'è qui, ci siamo capiti, il logo di Limoni Profumi, questo lo uso per, come fondotinta anche per il correttore, a seconda di cosa mi va più a me. E poi questo per settare la cipria o anche per metterla a terra, va benissimo lo stesso. A me non mi interessa come usare i pennelli, però vabbè. Tanto non sono neanche una make-up artist, però sono una principiante del make-up. O anche se mi voglio chiamare make-up addicted, non me ne frega niente. Mi piace comunque, sono pazza per il trucco, devo dirlo, per il make-up. E ho utilizzato ciglia per uniformarle. Oddio, cosa qua? Boh, vabbè. Uniformarle, questo qua, e poi questo qua all'interno della matita eyeliner, come eyeliner, e ce n'è un mozzicone, e poi questo qui, molto buono, e il correttore Cashmere Infallible L'Oreal 300, strapiace, molto buono. A parte, vabbè, oggi gli occhiali fanno veramente pietà, perché andavo di fretta, altrimenti non sarebbe andato tutto nelle pieghette il correttore, ma è andato nelle pieghette, quindi non ci possiamo fare niente, vabbè. Poi per settare le tacche, tanto non mi è servita comunque, perché io ho sudato come una porca maiala, vabbè. Questo qua della Rimmel, c'è il buco, wow, top. Se voi vi piace potete anche utilizzarla, perché utilizzate da Limoni Profumerie, che adesso è Douglas, come non lo so come si chiama, c'è, come si chiama, da Sephora, non lo so se la trovate, comunque io non so se l'avete. Poi questa è la 004 Stay Sun Stay Matte, sì. Poi come blush non l'ho utilizzato, ma intanto utilizzo questo della Maxi Blush degli Rimmel. Come fissante per il makeup, a volte vado col Brown Artist della L'Oreal, scusate, L'Oreal. Mentre per come tattoo brown utilizzo, no, Brown Pro Micro, questo qua, questa penna a stick, che ha questa punta così, non so se si vede, così. Tutto bene, mi è piaciuto tutto il make-up. Peccato che a metà giornata ho fatto veramente lo schifo dello schifo. E vabbè, ce vuoi fare.
Ah, illuminante non ho utilizzato perché tanto quando sudo cosa vuoi mettere di illuminante? Illuminico di tipo sudore. Cioè. E niente, ora rimetto a posto tutto nel frattempo. A posto. Bene. Ah, come posso non vi ho fatto vedere cosa ho portato. Allora, un attimo solo che la prendo. Come borsa portate, ecco qua. Questa qua è sempre la stessa, perché dici così? Perché questa con la borsa che porto e mi sta strapiacendo, vedete che bella, che è bellissima. Ah, se non vedete la ring light accesa, è la lampadaria che mi illumina di più il video, ecco qua, bella, vero? Mi piace. E poi c'è anche la finestra aperta, non proprio aperta del tutto, c'è cioè i vetri e dall'altra parte è tutto aperto, quindi si vede tutto. Niente, ragazze. Per nulla, come borsa appunto metto questa e sono con i manici perché non so se sapete la storia, mi si sono rotti l'altra colla e come potete ben notare la utilizzo così, vedete che la utilizzo così. Basta ragazze, non ho altro da mostrarvi, il prossimo video sarà appunto come questo. Perché il videoblog non sempre li potrò fare perché in questo periodo sono stra impegnatissima, quindi non so quando usciranno altri video, spero presto possibile, il più presto possibile. E niente, vi saluto e vi ringrazio in anticipo del video che avete visualizzato, se l'avete visualizzato, perché non tutti guardano il video fino in fondo, non so fino a quando lo guardano fino in fondo, ma vabbè, dettagli. E se vi va iscrivetevi al canale YouTube mio, per non perdere i prossimi video aggiornamento, attivate la campanella e perché no, iscrivetevi al mio profilo TikTok come Melania Beauty Makeup e su Instagram come YouTuber Melania_8. Buona giornata a tutte. Allora, cosa devo fare qui? Ah, sì, è vero. Le foto, vabbè, me ne infischio, le foto non le faccio, pertanto. Lo so che alla fine neanche vi fregate le foto, vabbè, le faccio lo stesso, via. Cosa faccio? Beauty, make-up, vlog, boh, non lo so quanto io comunque. Provo questa. Questa e quest'altra. E niente, e vediamo un po' che app scaricare per poter fare le foto che piacciono di più a me da mettere su Instagram. Non lo so, vediamo. Intanto vedo un po' che miniatura mettere di questo video che rappresenti sto benedetto videuccio. Ciao ciao ciao.